è una passione che penso che si veda, che dura negli anni, da tanto tempo e spero durerà ancora a lungo. Con la nazionale ho potuto visitare tanti posti nel mondo, anche se è vero che quando giriamo non è che vediamo tanto, 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 tra palazzetti e aeroporti, però insomma si può avere un'infarinatura della cultura, degli stili di vita che si possono trovare anche all'estero. Sono rimasta affascinata dal Giappone, dalla loro mentalità che è completamente diversa dalla nostra, però è bello, fare sport apre tanto la testa anche in questo, no? E uno sport di squadra in cui condividi queste esperienze con le tue compagne sicuramente ancora di più aiuta a crescere e a comunicare forse anche quando sei in difficoltà. Un mondiale in casa è una cosa che mi viene la pelle d'oca adesso a pensarci. E penso che questa emozione che sento sia una cosa positiva, che sia quella carica di adrenalina, di pressione, che ci sarà sicuramente, però che si deve trasformare in energia positiva. Il mondiale è molto lungo, è difficile, appunto perché ci sono tante partite, tanti spostamenti, insomma sarà una bella sfaticata da tutti i punti di vista, fisico e mentale. Avere una buona gestione, no, delle risorse mentali, delle risorse fisiche, sia di squadra che personali, penso che sia importante. Sembrerà retorica, sembrerà stupido, però parlare tanto su ogni palla, essere concentrate sull'obiettivo, concentrate per far bene, per andare a cercarsi qualcosa di importante, dai. Questa è la battaglia.